Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo appuntamento insieme a Donatella. Ciao Dona! Ciao Valentina, ciao a tutti che siete qui collegati e siamo pronti per una nuova live. Esatto, come ogni terzo giovedì del mese siamo in diretta con Donatella che ci farà vedere tante belle cose. Questa sera di cosa parliamo? Vediamo già inquadrate, quindi siamo pronti a lavorare sul tema delle patine a base di cera. Patine oleose come la Vintage Paste e le Glamour Gel che sono invece patine ad acqua. Quindi facciamo un po' un giochetto per capire in che modo noi possiamo utilizzare questi prodotti, come su quali materiali, su come utilizzarli. Poi vediamo cosa ci domandate. Esatto. Tanto vediamo che si stanno collegando. Ciao Iole, c'è anche Marisol. Ciao Marisol. Mary. Ciao, ciao Mary. Ciao a tutti intanto e vi ringrazio per essere qui. Esatto, grazie a chi ci sta seguendo e a chi poi ci guarderà magari in seguito. C'è anche Donatella, ciao, buonasera, buonasera Elisa, ciao. Ciao a tutti, ciao Elisa, ciao. Ok. Intanto vi ricordo che anche questa sera ci sarà il sorteggio dove si vincerà un buono da utilizzare sul nostro sito mondofaidate.it e un omaggio che troverete all'interno del pacco. E per partecipare dovete scrivere hashtag mondofaidate nei commenti, quindi cancelletto mondofaidate tutto attaccato, tutto piccolino. E a fine serata chi sarà con noi, ecco, avrà la possibilità di vincere questo piccolo omaggio. Beh, mi sembra una bella C'è prospettiva, una bella idea. Roberta, Giada, ciao Ivana, ciao, ciao, ciao a tutte ragazze. Ciao a tutti. Quando sei pronta, noi direi che possiamo partire. Sono pronta. Allora, volevamo farvi vedere un po' un percorso nell'utilizzo delle patine, ma che mondo è quello della patina? Cioè è quello di un prodotto che deve essere, di solito viene utilizzato alla fine di una lavorazione, come abbellimento, come diciamo per creare dei punti di maggior luce. Quindi questa luce può essere a parte i vari colori, quindi marrone, grigia, rosa, azzurra, cioè abbiamo tante tinte, diciamo, che possiamo utilizzare, quindi è una questione di gusto. Ma a seconda di com'è la patina che noi scegliamo, otteniamo un risultato diverso. Perché qua abbiamo patine e cere e anche, vi faccio vedere la confezione, anche la Vintage Paste, che è, ad esempio, una delle ultime che abbiamo a catalogo. Per esempio, a base un po' più oleosa e quindi ha degli effetti completamente diversi. Quindi vediamo come utilizzarlo. Ora, le basi sono basi che ho approntato così, giusto per iniziare a capire questo mondo. E quindi oggi vi facciamo vedere una lavorazione. Tra l'altro, questo ve lo dico in breve, è proprio velocemente, è un mold della linea nuova legato ai bambini, è un insieme di patchwork di stoffine, di fantasie, io l'ho realizzato con la cream paste, cioè ho spalmato la cream paste, l'ho fatta asciugare, l'ho tirata fuori e volevo adattarla alla mia cornice, quindi me la sono ritagliata tutta e come l'altro giorno mi ha chiesto, mi pare Roberta, l'ho incollata questa volta con la craft glue, ma come ho risposto, va benissimo la colla extraforte, proprio per incollare un prodotto realizzato con una pasta morbida come la cream paste. Quindi questi sono gli elementi, diciamo, che utilizziamo per incollare. Ora vediamo di preparare un fondo così capiamo come lavorarlo. Dato che è un mondo di bambini, per esempio, ci diciamo, vabbè, voglio utilizzare la cera antica, quindi è una cera. Una cera vuol dire,
visto che siamo donne, un bel rossetto rosa. Il rossetto solitamente quando lo mettiamo non si toglie. Quando invece scegliamo delle patine, patine, quindi patine, vintage paste, glamour gel, sono tutte patine e possiamo idealmente immaginare di applicare invece un gloss sulle labbra, quindi il gloss è un po' più trasparente ed è quella la differenza tra cera e patina. Quindi la cera è più coprente, la patina è più leggera. E qua scatta il, diciamo, lo stile personale, il gusto e quello che noi dobbiamo ottenere. Ora, per poter lavorare su una e patinare una superficie gommosa e plastica, perché è un prodotto chimico, insomma, per poterla lavorare, ecco che ho scelto di utilizzare il rosa, l'elemento acqua color, perché anche questo funziona da patina, perché non è un semplice colore acrilico diluito, ma bensì è un prodotto che funge da, e qua lo vediamo, da mordente se buttato direttamente sul legno, legno di qualsiasi, ovviamente, di colore chiaro, quindi da mordente, e da patina quando va su un prodotto più resistente all'acqua, cioè meno poroso. Io, che sì, adesso faccio un lavoro per i bambini, ma diciamo non lo volevo fare troppo bambino bambino, lo spengo con un po' di grafite, quindi acqua color rosa antico e grafite. Si vedono bene, Vale? Sì, Sì, vero? tutto bene. Sì, perché stiamo diventando sempre più tecnologici, ma ci vuole un po' di tempo perché qua gli aggiustamenti sono sempre un po' a seconda della giornata. Oggi è una giornata Dai, un un po'. po' per volta ci sistemiamo. L'ultima. Intanto noi facciamo degli altri saluti che ci hanno raggiunto anche Lucrezia, che ci saluta, Dona. Ciao Lucrezia. Roberta ti fa anche gli auguri perché questa sera è il compleanno di Donatella. Sì, effettivamente devo dire, sarà di buon auspicio passarlo insieme a tutte voi, una bella cosa perché ecco. Esatto, infatti grazie che anche questa sera sei stata con noi. Allora, dicevo, già vediamo che proprio su questo prodotto un pochino più plasticoso, vedete che l'acqua color che normalmente sulle superfici porose è un mordente, cioè le va a impregnare, le va a colorare, invece quando siamo su una superficie, come dire, un po' più plasticata, l'acqua color scivola via, che è un piacere. Però, in un certo senso, essendo anche un prodotto comunque resinato, fa, diciamo, da primer. Io spesso lo utilizzo proprio su queste superfici che sono difficilissime cioè difficilissime, non è vero, però abbastanza complesse come tipo di preparazione. Potevo buttare anche un semplice primer, se qualcuno ci sta pensando, però visto che oggi lavoriamo sull'idea proprio di patinatura, utilizziamo i prodotti specifici. Asciugo. Ciao Laura, vediamo che vi state collegando pian piano. C'è anche Mara, ciao Mara. Rosella, Jill. Donna, ti stanno facendo tutti gli auguri. Ah, grazie. Io non posso vedere perché appunto sto lavorando dal telefono e anzi, mi sono dimenticata, Valentina, scusami, un cavo. Vedi bene che, ecco, avremo sicuramente una maggiore. Ciao Raffaella, ciao, buonasera anche a te. Grazie comunque per gli auguri, sono sempre graditi. Ecco. Ora, una cosa molto veloce, voglio farvi vedere anche, nel senso, inserisco anche un acrilico,
magari mettiamo un po' di avorio, perché così si vede il doppio passaggio. Quindi un po' di avorio, ma neanche messo tutto, andrà solo in alcune zone. Abbiamo una domanda di Ivana che chiede: gli acquacolor sono preferibili agli acrilici? No, sono due cose diverse perché l'acquacolor lavora in velatura, cioè strato, per ottenere una bella copertura tu devi mettere parecchio acquacolor, sono proprio velati, sono colori velati, ma non sono colori acrilici diluiti, hanno proprio una struttura a sé particolare che li rende velati, quindi diciamo sono più assimilabili agli effetti acquerellati, mentre gli acrilici per natura hanno invece una conformazione, hanno diciamo la loro natura e la copertura perché sono carichi di pigmento, quindi diciamo sono proprio di natura diversa, però insieme si sposano molto bene e lavorano molto molto bene in accordo. Gli acquacolor li potete utilizzare anche sui vivaci, ad esempio, direttamente sul legno se lo volete impregnare. Io li uso dappertutto. Detto sinceramente, li metto ovunque. Bene, bene. Ok, adesso con l'aiuto di un po' di avorio, sto rinforzando perché voglio aumentare un pochino la copertura. Sto un po' rinforzando, ecco, l'effetto. Vedete che il rosa è un pochino più visibile. Ora faccio asciugare un pochino col phon. Ciao Janina, benvenuta. Vediamo che ci sono altre collegate. C'è Giovanna, Claudia, buonasera. Adela, che ha messo giustamente l'hashtag Mondo fai da te. La Letizia, ciao Letizia. Allora Valentina, giusto che vediamo piano piano adesso i passaggi. Allora Sì. lo lascio ancora asciugare. Ho semplicemente fatto un fondo più o meno velato, più o meno coprente, perché noi dobbiamo vedere come funziona bene la cera antica, che sarà, come ho detto prima, particolarmente coprente. Vediamo invece, intanto che fa il suo lavoro si asciuga. Vediamo invece un supporto diverso dal mold, da quello appunto che ho qua in lavorazione, che è il gesso. Questa è una cosa semplicissima che metà di voi sa fare sicuramente, però giusto perché sono tra l'altro i nuovi stampi di Casa Granada, tanto per fare un riferimento. Questo è uno stampo in A4, bello grosso, bello insomma, con un certo spessore e creiamo una semplice colorazione in avorio direttamente. Qua c'è anche già il buchino, penso che diventeranno dei magneti. Abbiamo un'altra domanda. Elisa chiede, metti eventualmente primer trasparente o bianco? Allora, sul Forse gesso era no, riferito alla cornice, adesso alla non so se cornice. si riferiva alla cornice o al gessetto. Secondo me sulla cornice. Allora, guarda, Sì. non metto il primer perché ho scelto di mettere appunto direttamente gli acquacolor che essendo un pochino resinati fanno già da primer, si attaccano bene proprio sul mold realizzato con la cream paste che è una pasta chimica, un prodotto chimico un pochino più, diciamo, plasticato. Per intenderci, per cui o vado con appunto il primer trasparente, vabbè, trasparente mi rimane il fondo bianco, colorato di bianco diventa tutto bianco, oppure vado con gli acquacolor che sono già colorati e come dire, do già la mia tinta, do già l'impronta appunto rosa, rosa grigio perché è la colorazione che ho scelto.
Ok, anche qua ho messo, ho preparato il gesso, quindi immaginiamo qualsiasi superficie che noi abbiamo già lavorato con gli acrilici. Quindi anche questo viene fatto asciugare e volevo preparare la pentola, una cosa molto, ma molto semplice, utilizzando, scusate, prendo un po' di grigio, utilizzando un po' acrilico. Acqua color, ma solo in preparazione, perché così poi vediamo come i colori cambiano quando andiamo sopra con una patina. Quindi Perfetto. vado direttamente sul gesso. Adesso non, diciamo, non è questa l'occasione per imparare a dipingere gessetti, assolutamente. Mi interessa solo avere una copertura, una Una preparazione. base per fare Sì, una vedere base. poi le cere, che è la cosa importante di questa serata. Sì, ecco, non è tanto l'opera, diciamo, non è la parte artistica, insomma, infatti, non a caso sto utilizzando, siccome nel piatto ho un po' acqua color, un po' acrilico, utilizzo entrambi, li mescolo, tanto stiamo parlando di colore grigio, insomma, non è che mi preoccupo di questo. Quindi volevo farvi vedere appunto come, per esempio, con la vintage paste si possono ottenere degli elementi un po' particolari, come i colori cambiano e anche l'avorio stesso. Esatto. Ciao Monica, benvenuta. Ciao. Ok. Ecco. Ivana dice grazie per la spiegazione. Grazie a te. Bene, domande sono Francesca molto. chiede ma che pasta è? Qua Dunque, aspetta, ma che forse la cream Francesca paste è? o la vintage paste? Ma che Francesca è? Francesca Zanotti. Ah, Franci, la pasta è la vintage paste. Sì, non la conosce, non l'abbiamo mai. Adesso la vediamo, è una base oleosa. Un pochino più oleosa delle cere, delle patine, e vediamo come applicata sulle superfici, quindi possiamo dire anche sul legno direttamente, però insomma non vale la pena. Comunque può ricordarci il classico invecchiante, il bitume, per capirci, un vecchio bitume, un elemento che ci può scaldare certe colorazioni. Per esempio, immaginate gli azzurri che sono colori molto abbastanza freddi, possono essere invece riscaldati con un passaggio di appunto vintage paste. Infatti è quello che volevo farvi vedere, perché secondo me è l'approccio più semplice per chi non ha mai fatto niente e ha voglia di crearsi magari, non so, dei magneti, delle cosine piccolissime, vuole riscaldare delle piccole decorazioni, immaginate, non so, degli angioletti, delle cose, gli volete dare una rinnovata, ecco, basta la patina da vintage paste. Quello è l'approccio più semplice, ma Monica dice bellissimi questi stampi. Questi, Monica, sono gli stampi nuovi di stamperia che stanno per arrivare, spero, la prossima settimana. sì, Quindi, esatto, per chi ho deciso. vuole acquistarli, comunque sono già sul nostro sito in prevendita, quindi si possono prenotare, però arriveranno fisicamente, probabilmente la prossima settimana, così ci hanno detto. Li abbiamo voluti fare perché insomma era un peccato non farveli vedere, cioè almeno lavoriamo su qualcosa che a breve avremo, ecco, a breve ma Esatto. nel giro di pochi giorni. Quindi asciugo anche questi. Gil chiede perché gli hashtag. Allora, lo dico magari per chi si è collegato in corsa. Faremo a fine live, a fine serata, un'estrazione di un buono da utilizzare sul nostro sito mondofaidate.it. E dove ordinando si riceverà anche un omaggio, quindi inseriremo un omaggio anche nel pacco. Quindi a fine serata ci sarà questa estrazione e per partecipare bisogna scrivere nei commenti hashtag mondo fai da te, tutto attaccato, tutto piccolino, quindi cancelletto mondo fai da te nei commenti. Allora, fammi
Facciamo conto che non so fare nulla, voglio dilettarmi un attimo, prendo la vintage paste, questo è proprio, vi dico, l'effetto più semplice in assoluto. Esce fuori dalla scatola un tubo gigante, vi armate di salvietta umidificata, tipo quelle dei bambini, cioè quelle che si usano solitamente per i bambini, ecco. Allora, io lo prendo direttamente dal tubo, ma come lo prendo? Lo prendo con un, aspettate che vi faccio vedere, un pennello di setola naturale, quindi è un, non so, tipo setola di maiale, diciamo, è uno sfumino, e, setola dura, e vado a prelevare un po' di patina di vintage paste e la vado ad applicare. Io parto sempre dai bordi perché vabbè, anche qua mi piace avere i bordi un pochino più scuri, ecco, solo per quello. Ciao E Valeria, quindi ciao Carmen, buona serata, Maria Rosa, ciao Maria Rosa. ciao a tutte che vi state collegando e Esatto. senza, diciamo, rispondere al telefono, senza perdere troppo tempo dall'applicazione della vintage paste, vi metto qua la carta, non so se si vede, però almeno ce l'abbiamo sotto mano. Ecco, vedete che ho lavorato su una superficie grezza, grezza vuol dire estremamente porosa, direttamente con la patina e ci sono andata sopra, ma la rimozione, se ripeto, lo faccio nel giro, possiamo dire, di 20 secondi, sì, e riesco a rimuovere tranquillamente la mia vintage paste. Quindi vado un pochino a Roberta lavorare. dice fantastica la vintage paste, siamo Sì, contenti che ti piaccia. diciamo, la sto facendo vedere perché è l'approccio più semplice in assoluto per chi così inizia questo mondo di decorazione. Volevo anche non spaventare, insomma, tutto sommato vedete che questo è ricco di elementi anche di scrittura, per cui andiamo con un pennellino un po' più piccolo e cercate di entrare negli interstizi, cioè nelle parti interne, e anche qua sarà molto difficile. Per esempio, ve lo dico, mettete il dito dentro e cercate di pulire i rilievi, cioè pulire i rilievi vuol dire che il fondo rimane marrone, marrone, o comunque se l'avete colorato di azzurro viene fuori azzurro invecchiato, bianco invecchiato, avorio invecchiato, ecco per capirci. E rimane in rilievo, il rilievo rimane chiaro e quindi diciamo c'è un aspetto un po' proprio vintage, insomma molto particolare. Vedete, ecco, più lo passo e più evidenzio le scritte. Fa molto la salvietta, che è diversa dallo Scottex inumidito. Questa salvietta è come se fosse uno Swiffer, per intenderci, umido, leggermente umido, fa una sorta di, bah, diciamo, abrasione. Ecco, e mi aiuta molto, devo dire. Quindi vado adesso sempre di più, e lo posso fare anche con un cotton fioc, se ho degli angolini. Ecco, posso andare a pulire sempre di più le parti. Quindi qui adesso entra il gusto personale di quanto farlo carico di colore o meno. O dipende anche da chi sa fare bene le pulizie, perché io ho avuto delle persone, no, perché qua della serie, sì, rimuovi pure, mi sono girata, era completamente pulito. Vuol dire che la persona, quando gli dai in mano lo straccio, è una maga. Ecco, no, non bisogna fare le pulizie, insomma, no, bisogna fermarsi, perché vedete che io mentre parlo continuo a pulire, ma arrivo, non dico a rimuovere tutto, ma Certo, devo lasciare un po' di cosiddetto sporco, no? Per cui sì, altrimenti non si vede nulla.
Certo, se no non ha senso metterlo. Quindi rimuovo, ecco, lo un po' ridistribuisco. Se avete un pennellino pulito vi aiuta come proprio per aiutare un po' a pulire bene. E diciamo che questo è proprio il modo più semplice in assoluto. Ecco, di farlo. Vi faccio notare che in questo punto c'è un buchino, quindi potete mettere un Cordino. cordino oppure sempre con la colla extra forte. Questa possiamo incollare, io ne ho mezzo, Valentina, possiamo incollare il magnete che è tondo, io ne ho, mi si è rotto, quindi ne ho mezzo. E lo possiamo mettere anche sul frigorifero. Non lo vernicio, uno perché il prodotto è estremamente, cioè è un prodotto assolvente, quindi dovrei aspettare veramente un po' di tempo per poi verniciarlo, perché se lo vernicio adesso la vernice d'acqua si ritira e fa danno, diciamo, non viene bene. Quindi questo lo lasciamo un attimino qui. Facciamo un'altra preparazione. Ho bisogno di fare le preparazioni di base. Ora, mettiamo una, anzi no, scusate, prendo questa. Carla Prendo. Castagnoli dice che bello risentire la tua voce. Ciao Carla, che piacere rivederti. Sentirti. Allora, stiamo trattando il mondo delle cere. Adesso volevo farvi vedere anche questo, è uno stampo che viene dalla linea Tellier des Arts, ha queste belle cornici e ho pensato di utilizzarla perché magari a casa avete delle cornici, come posso dire, delle cornici anche di plastica, di plasticaccia, che non valgono molto, ma hanno un bellissimo disegno. Ecco. Potremmo mettere una base di primer e poi subito possiamo andarle a cerare. In che modo? Adesso vi faccio vedere questo sistema che è un sistema inverso, cioè vedete che la patina di solito ho detto che la mettiamo sopra, invece questa volta la patina la mettiamo sotto. Quindi iniziamo. Le signore di corti, almeno quelli in presenza, che vabbè, tipo come Carla, lo sanno cosa sto facendo perché questo è un po' non dico mio cavallo di battaglia, ma insomma una cosa che io amo molto. Scusate, cambio pennello. Abbiamo una domanda di Marta. Ha detto, scusa, non so se l'hai detto prima di collegarmi, qual è la differenza tra la cera e la patina? Se lo vogliamo ripetere, così magari anche chi si è collegato dopo lo sa. Io lo ripeto sempre perché tanto guarda, tra donne ci si capisce. Allora, guarda, per intenderci, la patina è coperente, scusami, la cera è coperente e lo vedete, sto usando la cera e la patina non è coperente. Quindi la cera è come se fosse un bellissimo rossetto proprio resistente all'acqua, te lo metti e si vede lontano un chilometro. La patina invece è come un gloss, un prodotto che insomma non si vede subito, lascia intravedere molto di più il fondo. Invece vedete che io adesso è ovvio, sto usando una base di gesso per comodità, anche perché piccola e mi sta nel video, ma questo tipo di copertura la raggiungo anche su basi di metallo, su basi di plastica, su basi in MDF, legno si intravede la venatura, ma lo stesso riesco comunque a colorarlo. Quindi la cera è effettivamente coprente, molto molto coprente, quindi va bene per i ritocchi, per le coperture. Io ho dovuto mettere un pochino di nitro, mi pare che sia acquaraggia nitro, solo perché ce l'ho e ovviamente tenendola aperta mi si secca, mi si asciuga e non riesco poi più a spalmarla con questo pennello che è già duro di suo. Quindi, se avete questo problema, un goccino aiuta, eh. Quindi, la andiamo a fare. Che cosa?
implica coprire con la cera. Implica che se io vado ad applicare un acrilico sopra, questo non si attacca e quindi mi posso fare uno shabby chic molto molto semplice con la base oro. E quindi questo è un modo appunto per creare degli effetti solo con le cere. Donatella, abbiamo Catherine, credo che si pronunci così, che ci segue dal Perù. Ah, hola! Siamo un po' ovunque questa sera. Sì. Allora devo parlare piano, devo hablar un pochito piano. Allora, non mi ricordo come si dice, e mi sono dimenticato un po' di spagnolo, un po' lo... Per fortuna abbiamo Marisol che ha collegato, che fa un po' di Grazie Marisol, grazie traduzione. a te. Allora, visto, finisco questa così anche questa è pronta. Per, come dire, no, quando uno non sa che cosa fare, dobbiamo coprire anche la parte, dobbiamo decorare la parte interna. Allora dico, vabbè, mettiamogli un pochino di acqua color, visto che ce l'ho nel piatto, così. Ok. Ciao Filomena, ci sei anche te, buonasera, ciao. Ciao Filomena. Ok, quindi quello che ci interessa è questa. Allora, per ricapitolare, fondo neutro, vintage paste, dopo lo rifacciamo alla fine. Vintage paste è la cosa più semplice del mondo e ottengo l'invecchiamento. Poi ho una base di acrilico che adesso si sarà asciugata sicuramente, sì, e vado invece a sempre a scaldarlo con la vintage paste perché così si vede anche. Scusate, i miei pennelli sono qua davanti. Ecco. Perché bisognerebbe avere un bel po' di pennelli appunto pronti all'uso. Quindi di nuovo un po' di vintage paste e vado questa volta a lavorare proprio sul colore. Abbiamo un'altra domanda di Maria Rosa. Dice: non ho capito bene se la cera si presenta dura, bisogna aggiungere un po' di acqua raggia. E se la usi come faccio io, che parli, la tieni aperta e magari bevi il caffè oppure rispondi o ti arriva la chiamata, la cera è chiaro che a forza di utilizzarla si asciuga, per cui quando la trovi un pochino asciutta, gli metti un pochino di acqua raggia o di nitro. Nitro è un po' fortino, non lo consiglio alle persone giovani. Però ecco acqua raggia per capirci, oppure c'è anche il suo diluente, però sostanzialmente lo vai un po' a smuovere, un po' ad ammorbidire. Carmen chiede, ma la vintage è una patina? È una patina, sì, è una patina, solo che è una patina un pochino oleosa. Le patine invece, queste che vedete, sono patine a base di cera. Queste, le Glamour, sono patine a base di acqua. Allora, guardate. Metto la confezione così mi capite. Queste sono patine. Quindi vuol dire sono un gloss, una cosa morbida che mi fa vedere il fondo molto dolce. Però questa base oleosa, questa base di cera e questa base d'acqua. La differenza? Allora, questa è bella scivolosa, la posso tirare via molto facilmente. Pure questa, però questa è leggermente più coprente. Questa invece, siccome è a base d'acqua, è abbastanza coprente, sì, abbastanza coprente. E non la posso rimuovere, tanto facilmente perché si attacca bene. Io infatti la uso sempre nel finale. Poi invece, ed è brillante, molto brillante. E poi invece ci sono le cere. Ad esempio, queste qua sono a base d'acqua. Questa c'ha un te. Non riesco a trovare.
Ecco, per esempio, questa qua è il bronzo, sono tutte cere, quindi sono i rossetti, sono quelle coprenti e quindi possiamo ottenere una copertura bella consistente sulle superfici, gesso, anche la plastica, il metallo, se avete quei lampadari in ottone un po' particolari, direttamente con le cere, perché li rinnovate e che vi posso dire. Vanno bene anche sull'MDF, che è un tipo di legno, sì, una pasta di legno, insomma. Quindi potete utilizzarle, insomma, in diversi modi. Adesso io sto lavorando ancora con la mia vintage paste, quindi vado a pulire e il mio grigio adesso vedete che si rischiara sempre di più. Sto utilizzando una salvietta, quella dei bambini, per intenderci. Adesso io non so se si vede bene, però lo vedete che la scritta sempre di più ritorna quasi al colore del gesso. Nonostante io abbia passato proprio il colore acrilico, però vedete che più la salvietta è bagnata e pulita, più voi riuscite a eliminare e quindi. Quindi potremmo anche dire, Dona, che la cera sporca, la cera copre, mentre con le patine si sporca. Ah beh, sì, vogliamo dirla così, assolutamente, certo. Mi sembra interessante anche. Sì, è la dicitura che dobbiamo. Però ecco, io di solito, così quando sono in presenza, che faccio una dimostrazione, dico sempre, signore, il rossetto e lucida labbra. Però sì, così tutti se lo ricordano. È vero. Certo, è sempre un mondo di donne, quindi diciamo non è difficile che un uomo ti chieda, ma la differenza tra la cera, però può essere, dipende. Diciamo che io ho a che fare più con le donne. Ecco, vedete che per assurdo la Vintage Paste che cosa fa? Mi toglie via anche il colore. Io questo l'avevo già notato. Adesso non è che è aggressiva, però con questo intruglio di salvietta e il colore che riceve appunto la vintage, vedete che a forza di fregare viene fuori proprio quasi il colore chiaro bianco del gesso. Quindi è interessantissimo fare questo tipo di passaggi. Marta dice la Vintage Paste non l'ho ancora usata, provvederò a procurarmela nel prossimo ordine. Bene, vedrai che ti troverai bene con questa Vintage Diciamo che Paste. sì, è l'approccio più, come possiamo dire più semplice, più facile. Ora, adesso faccio una prova, ma solo per così il gusto di fare quattro chiacchiere con voi. Vedete che se volete dargli, non so, un esempio, un effetto di ossidazione, scusate che utilizzo il dito. Voglio dargli un effetto di ossidazione, oppure voglio che le mie posatine così possano avere un effettino azzurrato. Questo è il turchese ed è una cera, vedete? Quindi anche la cera, se dosata con dolcezza, può risultare quasi una patina, perché vedete che non la sto utilizzando in modo completamente coprente, cioè proprio un velo. Un velo, però se siete leggere vedete che anche la cera può fare la sua insomma, la sua figura, ecco. Quindi cere e pattine e vintage paste si possono anche utilizzare insieme nello stesso progetto. Assolutamente, guarda, anzi, guardate, così si vede Valentina? Sì. È il massimo livello di copertura della cera. Io vabbè sono un po' più leggera di gusto, quindi ecco, non vado giù pesante, però ecco, se voi lo mettete come uno insomma applica la cipria, più o meno, ecco, vedete, con più passaggi, un grigio, chi potrebbe dire che la partenza è il grigio? Non si sa bene, però effettivamente
Vedete la differenza? Guardate con questo, cioè già il passaggio in più della cera ha dato, insomma, ha lasciato un effetto sicuramente particolare. Adesso ve lo faccio vedere anche qua, che vabbè, è una vecchia Midori che avevo fatto, però qui ad esempio c'è sempre il mold con una base fatta con la soft clay, che è un'altra pasta bianca, vabbè, uno lo mette, e per esempio qua è stata colorata con l'acqua color e di nuovo poi forzata, ecco, vedete anche all'interno, è forzata con la cera che ho utilizzato prima, e per ultimo, giusto per essere per dare quel tocco, c'è un dorato che, guarda caso, è questa. È la Glamour Gel, cioè assurdo, io lo faccio perché tanto, come dire, uno può anche fregarsene e comunque provare. Sotto ho messo una base di cera e sopra sono andata con questo. Questo è un prodotto d'acqua. Riesce ad andare su un prodotto a cera? Ma sì, perché questo è bello coprente, questo gli fa una leggera velatura. Se la mettete delicatamente, potete ottenere queste lavorazioni qua. Vedete? Sempre aiutata dagli acquacolor. Quindi, ecco, per capirci, cioè per farvi vedere in quanti modi possiamo andare ad utilizzare queste cose. Certo, uno dovrebbe averle tutte, ma insomma, non voglio Roberta interrompere. dice che ti facciamo lavorare anche il giorno del tuo compleanno. Vabbè, guarda, anche l'anno scorso lo lavoro. Io di solito non lavoravo, ma vabbè, è da 2 anni che Hai faccio fatto questo un'eccezione, lavoro. dai, per noi. Non succede niente. Mary Allora. chiede se in corrispondenza delle pagine puoi mettere i lavori che hai eseguito così si capisce cosa si ottiene. Forse intendevi con i progettini che sta realizzando, se mette vicino cosa ha utilizzato? Guarda, possiamo fare così. Allora, io non so se no, va in registrazione, quindi. Allora, facciamo così. Facciamo così. Dopo io lo fotograferò, farò delle fotografie. E che poi io adesso anche questo lo trasformo, però vabbè. Allora, vintage paste, questo. Semplicissimo. Anche perché in un'oretta di dimostrazione dobbiamo poter vedere un po' tutto. Vintage paste e vintage paste e cera. E abbiamo questo. Poi abbiamo questo, che è il mold con la cream paste, che ho un po' trattato con l'invecchiante. Adesso, scusate, gli acqua color, gli ho messo anche un po' di colore acrilico. Adesso prendo il metallic pink della cera antica. Questo per esempio a me piace molto, perché sembra anche un bronzo e quindi fa un effetto molto bello. Aspettate che prendo il pennello. Ciao Vincenza, benvenuta. Filomena sta chiedendo quando vai bagnato il gessetto, perché ha fatto un corso con te dove i gessetti erano stati bagnati. Perché in quel corso si facevano delle elaborazioni con gli acquacolor, e allora l'acquacolor, che viene assorbito completamente dal gesso, se tenevamo il gesso bagnato, se bagnavamo il gesso, aspettate che prendo un altro pennello perché li ho un po' consumati. Allora, se il gesso si bagna prima con dell'acqua, ecco che l'acqua color non viene assorbito in malo modo, cioè riesce a gestirlo bene. Ecco. Invece adesso io ho lavorato con gli acrilici direttamente sul gesso senza bagnarlo. Allora, non so se Filomena ti ho soddisfatto. Comunque, guardate, qui c'è il legno. Ecco. Questo per dire quanto la cera è coprente. Non so, si riesce a vedere bene. La vedete la differenza? Guardate. Passo direttamente la cera,
rosa e vado immediatamente a coprire in modo metallico, con colore metallico, proprio questo legno che era color faggio, per dire. Ora, io ho utilizzato tono su tono, ma adesso mi è venuta già invece un'altra idea. Allora, Lucrezia, chiede, quando stavi usando le salviettine, una salviettina tipo quella baby può usare uno straccetto asciutto? No, io vi consiglio le baby. Le consiglio perché quelle soddisfano la persona che ha paura, la persona esagerata, la persona timorosa. Tutte le tipologie di persone sono tranquille se utilizzano un prodotto come quello. Ecco, Bene. andare a occhi chiusi. Poi abbiamo un'altra domanda, vediamo. Maria Rosa chiede: le pattine si usano sui gessi per dare un effetto più trasparente e su tutti quei supporti dove si vuole dare un effetto più acquerellato? Ho capito bene? Sì, certo, anche sì, perché no? Allora, sì, se parliamo senza far finire, com'è che posso dire? Lavorando con questi prodotti specifici, io devo ogni volta dire questo lo metti con questo, poi arriva la soft clay, ci va quello. Allora, diciamo, per una persona che sta lavorando in modo generale, sia sul rinnovamento di, per esempio, un recupero del mobile, la decorazione dei gessetti, così è chiaro che diciamo, la decorazione più veloce è quella dell'utilizzo della patina, in particolare la vintage paste. È la cosa più semplice, più cioè, che qua anche uno che non ha dimestichezza, insomma, riesce a raggiungere. È chiaro che se poi gli metto la cera messa delicatamente, che non sia coprente, ma che faccia un effetto di velatura, ottengo già un passaggio in più in ambito decorativo, perché già, insomma, iniziamo a renderlo un pochino più interessante il gioco. Però devo introdurre poi, appunto, una cera. Cioè, è chiaro che conviene partire sempre con le patine, perché sono le più semplici in assoluto. Non so Abbiamo un'altra se. domanda, Donna, guarda, io ti interrompo quando vedo le domande. Allora, Marta chiede, sulla soft clay, che è molto delicata come materia, cosa consigli di utilizzare? Io infatti utilizzo gli acquacolor, perché io utilizzo gli acquacolor, la devo far asciugare molto. Guarda, ce l'ho qua, eh. Ho questo fiorellino qui. Aspettate. Facciamo un piccolo passaggio, così abbiamo anche questo e poi lo vediamo, vediamo come lavorarlo. Questo qua è un fiore fatto con la soft clay. Lo andiamo a colorare con il rosa antico. Io vabbè, lo metto nel piatto. Non li spruzzo perché a me si intasano. Poi se mi si intasa un attimo il buco, così mi dà un po' fastidio. Quindi utilizzo il pennello. Vedi che un prodotto come appunto i fiori in soft clay sono molto delicati, ma se sono asciutti da un po' di giorni vengono benissimo. Ecco, per esempio, questo qua lo vediamo dopo lavorato con i due sistemi, così vi faccio vedere. Ok, e lo lasciamo asciugare. Lo riprendiamo dopo. Ok, allora, su queste basi di cera, anche qua. Abbiamo anche Silvia dal Messico. Ciao Silvia. Dal Messico. Ah, però. Silvia Lopez. Ah, ma che ore sono Come? da lei? Che ore sono da Che lei? ore? Sono le 9:20. In Messico? Ah no, qui da noi.
Il No, Messico no. non lo so, il Messico, Silvia, che ora sono da te. Allora, possiamo sulla cera, è un po' simile a quello della cornice, però adesso lo preparo. Vado ad applicare lo stesso un pochino di avorio, giusto per. Scusate se passo da un oggetto all'altro, ma volevo stare dentro l'ora e ho già capito che ho sforato. Ancora sei in tempo, hai 10 minuti. Sì, infatti mi sembra una co la corsa. È che volevo far Ragazzi, vedere. dato che Donatella prosegue con i suoi lavori, se vi piacciono queste live che facciamo gratuite insieme a Donatella, fatemi piace, condividete, aiutateci a crescere, così ne faremo sempre di più. Sì, ricordiamo Mettete che un mi sono piace. sempre, le facciamo sempre nel terzo Il giovedì terzo del giovedì del mese. mese. Ok, sto prendendo una chalk, vabbè, in stamperia è l'onde co, ma è comunque una chalk. Ecco, volevo farvi vedere questo tipo di lavoro. Perché quando gli abbiamo dato un pochino di tempo alla cera di un pochino asciugarsi, insomma, possiamo applicare questa chalk e creare un effetto shabby su base oro. Ed è quello che mi interessava farvi vedere, perché Grazie questo. Vincenza che stai condividendo sul tuo gruppo, grazie davvero. Eh sì, Ciao cara Vincenza. Consuelo, benvenuta. Sì, noi Roberta dice pensiamo. che meraviglia questa cornice. Sì, questa è una bella. Sì, è uno stampo ricordo della linea di Sara Alcobendas della linea Atelier des Arts. È uscito la stagione scorsa. Quindi. Sì, è questo qui. Quindi è anche grandino come stampo. Sì, però ha quattro, se non sbaglio, quattro Sì, cornicette. quattro cornici. Ecco, io le ho realizzate in gesso apposta per poterle lavorare, ma facciamo conto di avere una cornice seria, una cornice grande, insomma, che volete rinnovare. Grazie Roberta, grazie che hai condiviso anche tu. Silvia dice che in Messico sono le 14:22 del pomeriggio. Ok, va bene. Allora è ancora la mattina. Allora, se potete, lo potete grattare con la carta vetrata. Invece, siccome questa è piccolina, io rimuovo appena appena con sempre la famosa salvietta, che come vedete è un po' miracolosa, e mi porta mi mette in evidenza le parti dorate, cioè la chalk che è gessosa e quindi è un prodotto carteggiabile che si toglie facilmente, ecco, mi porta un pochino più in luce l'oro. Certo, non è un oro brillante come quello che ho messo inizialmente, perché il bianco un po' spegne, ma dopo vi faccio vedere che possono aggiungere appunto la glamour e rinnoviamo l'effetto dorato. Quindi volevo farvi vedere com'è facile lavorare con la sovrapposizione di più elementi. Non so se, ecco, la cosa, non voglio spaventare, cioè è una cosa molto semplice. Ecco, per farvi forse uscire dalla dimostrazione dicendo: ah, beh, posso mescolare più di una cosa, una cosa, un prodotto all'acqua, un prodotto a base cerosa, perché sono, cioè, voglio trasmettervi un po' di tranquillità, ecco, nell'utilizzare questi prodotti. Marta dice che con pennelli e spatole non hai rivali. Elisa Grazie, che gentile che sei. Grazie. dice bellissimo, bellissimo effetto e grazie per i consigli.
Bene, ci fa piacere che insomma queste live di approfondimento vi piacciono e vi siano utili. Allora, così è comunque freddo, perché è ovvio che è un po' spento. Per cui, se vogliamo dargli anche qua un po' di vita, vado con la mia amica Vintage Paste, questo per far, ecco, vedere dove posso, in che modo, in quanti modi posso utilizzare un prodotto. Quindi, la Vintage Paste in questo caso mi serve solo da intramezzo. In alcuni punti, quindi Claudia chiede non. se gli stampi e le cere sono sul sito. Sì, tutti i prodotti che sta utilizzando Donatella li trovate sul nostro sito Mondo Fai da Te. E a fine della diretta poi inseriremo anche un link dove potete trovare tutti i prodotti facilmente. E poi cos'è che succede adesso con l'estrazione? No, cos'è? Ricordami Sì, cosa. tra poco c'è l'estrazione, quindi per chi si è collegato da poco. Scrivete nei commenti hashtag Mondo Fai da Te, quindi cancelletto Mondo Fai da Te tutto attaccato, che poi ci sarà un'estrazione dove si vince un buono da utilizzare sul nostro sito e anche un simpatico omaggio che inseriremo dentro al pacco. Filomena però li ha già, se non sbaglio, un po' di omaggi, vero? Sì, Che poi sì. quelli gradiva molto. Teresa, hai condiviso, grazie mille, grazie. Ok, e prendiamo la, dicevo, è un po' spenta, poi ripeto, è sempre una questione di gusto. Però se prendiamo in questo caso come atto finale un prodotto ad acqua, pare assurdo di poter inserire questo elemento su una base così trattata con prodotti a solvente, perché la cera è a base di cera, la Vintage Paste è un po' è oleosa effettivamente. Ecco, in realtà si attacca perché lo mettiamo sempre in una porzione, come dire, minima, però mi darà quella leggera velatura. Scusate, io utilizzo sempre le dita, non. Ecco, voi utilizzate i pennelli, però io voglio dare solo quel tocco, non appunto coprente, ma leggermente brillantinoso, un po' brillante, che è tipico della linea Glamour, perché di questa linea fanno parte anche poi tutte le paste, che hanno questo aspetto un po', come dire, micaceo, che hanno questi brillantini piccolini, delicati. Ecco. Lo possiamo mettere proprio come piccolo tocco e infatti diciamo aiuta, supporta quell'oro della cera antica che è coprente ma matto come colore, non so come si può dire opaco, possiamo, sì, diciamo un po' opaco. Ecco, questo qua a base d'acqua, ripeto, perché la Glamour è un prodotto a base d'acqua. Però gli dà quel tocco frufru che io faccio fatica a mettere nei miei lavori, ma che in questo, secondo me. Grazie Vincenza, che mi sta facendo pubblicità e dice che i pacchi arrivano veloci anche in Francia. Sì, noi spediamo anche in Europa, quindi anche per chi ci segue che è in Europa può ordinare sempre sul nostro sito. Marta invece chiede, Valentina, appena possibile, mi piacerebbe una live in presenza a Cesena. Non io, in mezz'ora Guarda, sono lì. Hai ragione, hai ragione. Speriamo di riuscire presto e che tutta questa situazione un po' si tranquillizzi per poter riaprire la nostra sala corse. beh, io abito a Brescia, ci metto 2 ore, no, 3 ore scarse, arrivo subito. Ecco. Vedete come, allora ho capito che Marta sei, sì. Vedete che la Glamour, la mettiamo qua, ecco, vedete com'è, è coprente, anzi, guarda cosa facciamo. Facciamo così, mettiamo
Le cere, abbiamo detto, sono i rossetti e le mettiamo qua. E sono molto coprenti, vedete? Benissimo, così si vede proprio la differenza dei Sì, prodotti. sì. Questa, eh sì, però purtroppo sul gesso è un po' più coprente perché deve essere, sì, perché è un retro. Vabbè, le patine purtroppo non riesco a fare. Le cere sul gesso mi vanno benissimo, ma le patine le devo far vedere su altri fondi. Ecco, guardate, questa qua per esempio è una patina oro, oro, c'è cioè anche l'oro antico, però vedete che pur passata col dito, non ha la stessa copertura delle due, della cera e della patina glamour ad acqua, che vedete che comunque è bella coprente. Quindi bisogna proprio mettersi un po' a giochicchiare. Questa è un lavoro solo a base oro. Prendo, forse ce la faccio a far vedere le ultime cose, e questa qua io direi che la possiamo Claudia dice che è unire. molto interessante l'effetto che si può ottenere con queste paste. Sì, Eh sì. bisogna, cioè io direi di sì a tutto, non so come dirvi perché cioè sì, infatti non so come rispondere perché sembra che sono un po' fanatica, come si dice, ma certo, se le avete davanti nel vostro tavolo è un po' il gioco del piccolo chimico, però dipende anche qual è la natura del vostro tipo di lavoro, perché abbiamo magari signore che si dilettano in recupero cornici e allora lì l'ideale è proprio lavorare con una bella cera, però anche adesso la passo, anche la Vintage Paste, per esempio, mi scalda tutto questo, mi scalda questa decorazione che è un po', l'ho un po' raffreddata, vedete, con il passaggio della cera e dell'avorio, e invece adesso un pochino sì, andiamo a riscaldare il tutto. Daniela dice, bellissime queste dirette, si imparano sempre cose utilissime. Grazie davvero a tutte e due. Grazie a te che ci segui, ci fa piacere. Eh sì, Esatto. noi ci divertiamo, però ecco. Allora, Salutiamo. Roberta invece mi chiede, dato che la consegna del mio ordine è più in là, faccio in tempo a ordinare qualche altra novità? Certo, Roberta. Puoi fare tranquillamente un altro ordine e dopo noi li uniamo, non c'è nessun problema. Sì, beh, adesso noi faremo, quindi andremo a marzo, giusto? E anche lì, ecco. Sì, ecco, se qualcuno ha voglia di, cioè ha una o in mente, non so, di chiedere qualcosa, vuole, non la passa scultura per favore, ma vuole vedere delle cose in particolare su alcuni prodotti. Non so, Esatto. i craquelé mi sembravano un bel tema anche da sviluppare. Ecco, magari potremmo andare a prendere anche, cioè chiedeteci se volete vedere delle cose. Esatto, dei prodotti, delle tecniche che vi piacerebbe approfondire in queste dirette e noi dopo ci organizziamo, se riusciamo volentieri. Quindi accettiamo consigli anche da voi. Beh, i craquelé mi piacevano molto Sì. come tipologia perché abbiamo diverse paste screpolanti, quelle Esatto. bianche, quelle dorate, quelle argentate, ecco, mi sembravano interessanti, da vedere. Ecco, diciamo che chiudo il lavoro un po' velocemente, però vabbè. E semplicemente ho messo la cera, l'ho invecchiata con la Vintage Paste e adesso vado a rimettere la stessa cera nei punti più a rilievo per dare un ulteriore così, effetto metallico. Certo, così è completamente metallizzata, però
era anche un modo, diciamo, per così far vedere un altro sistema di decorazione. Quindi Roberta dice: non sapevo che la charc si potesse usare sulla cera. Io di solito faccio il contrario. no, no, io sono. Guarda, questa è la tecnica che io in assoluto prediligo ed è una delle prime cose che io ho fatto quando ho iniziato a lavorare con la tecnica del decoupage, e stiamo parlando del 98. Quindi gli sciabbi su base oro, che siano addirittura anche in foglia oro, perché anche quello ho fatto, quindi foglia oro e il bianco cialca è una cosa che io adoro, adoro, adoro. Quindi adesso con per esempio il tocco finale che può dare una glamour, cioè è chiaro che insomma la rende un pochino più, secondo me, interessante. Non a caso, ecco, se avete visto qualche campione, anche, ah, ecco, potevamo far vedere anche la scatola di Clint. Aspettate, Ah, la sì. prendo. Filomena, la stamperia, l'ho sentita oggi. Sono in ritardo con le consegne, con le spedizioni degli ordini, però mi hanno detto che tra qualche giorno inizieranno a consegnare. Quindi speriamo nella prossima settimana di ricevere tutto, perché noi le stiamo aspettando da un po'. Io Speriamo ho bene. l'impressione che ci sia stata un'ondata di richieste talmente sì, molto alta, per cui stanno facendo le corse. Ecco, poi sai, ci sono le fiere, insomma, sta riprendendo tutto molto velocemente. Qua è una corsa, insomma. Ecco, volevo far vedere quest'ultimo lavoro che, vabbè, l'avete già visto pubblicato, abbiamo fatto anche la video lezione di questo, però. Anche questo ha una finitura proprio con la. Dove l'ho messa? Ecco, la Glamour Gel, per esempio. Quindi vedete, anche gli effetti sciabbi sono molto interessanti proprio con questo prodotto, anche sulla donna. Cioè, ecco, per dire in quanti modi possiamo finire le nostre lavorazioni. Io non voglio, per carità, trattenervi, però ecco, facciamo quest'ultima rosellina. Roberta Quindi. dice sì, magari il country style craquelé su carta, perché su vetro viene, ma su carta ho fallito. Quindi vedo che il craquelé comunque sta piacendo Sì, come prossima per me è una. live. Certo, in un'ora non riusciamo a farli tutti, magari lo faremo in due sezioni, però. Dobbiamo, vale la pena, perché il craquelé, insomma, ha il suo bel perché. Ora vedete che, per esempio, questa qua è solo la cera pink e mi dà un effetto un po' madreperlato, lo avvicino, è un po' così, molto molto carino, molto dolce. Sul fiore stiamo andando incontro alla primavera, anzi, io di solito col mio compleanno penso già che il giorno dopo sia primavera, quindi immaginati tu. Ecco, se uno non esagera, io non sono molto, cioè non carico molto, però ecco che sto applicando di nuovo un pochino di Glamour Gel Gold, c'è anche la bianca, che è molto bella anche quella, però vedete che tutte le sovrapposizioni ci possono dare grandi effetti, eh? Possiamo proprio lavorare strato su strato e valutare un po' gli effetti che ci piacciono. Vediamo l'ultimo passaggio, poi diciamo possiamo anche così. Ti stanno chiedendo, Dona, anche la doratura. Là? Doratura con la foglia oro. D'altro cavallo di Ma battaglia. Eh sì, io lavoravo proprio con la duratura, sì. Sì, solo che lì sì, si potrebbero fare delle cose, sì. Sì, ci vediamo, dai. Ecco, pensiamo, vediamo di organizzare qualcosa. vedete che anche, per esempio, la Vintage Paste, di nuovo applicata sopra, la Glamour, la Pink, cioè.
si può lavorare molto molto, e questa è una base di soft clay trattata con l'acqua color. Ecco, Bellissimo. quindi magari se abbiamo una marmellatina che è avanzata, possiamo mettere scusate, uno di questi fiori sopra al coperchio, che ne so, adesso sono piccole idee che lasciano, insomma, vabbè, Esatto. bisogna fermarsi, sennò poi la mente procede e Allora, non... Teresa chiede se il progetto della scatola è stato registrato è stato realizzato con un corso online. Allora, abbiamo tra l'altro il corso online che parte il 26, sabato 26 alle 9:30 di mattina. Quindi, chi vuole, ci sono ancora dei posti disponibili. Potete prenotare sul nostro sito nella sezione dei corsi. E poi c'è anche eventualmente, per chi non riuscisse a partecipare, la video lezione registrata. Sì, perché ormai stiamo, devo dire, abbiamo iniziato proprio a registrare tutte le lezioni, cioè tutti i progetti che via via andiamo a fare e li stiamo registrando. Infatti io ho iniziato anche a fare già come si chiama, il lavoro su Savana, che è appunto una delle nuove collezioni. Ho in parte pubblicato un pezzettino, però anche quello avrà una video lezione per gli amanti appunto dei decori africani, ma soprattutto dei colori di terra. Ecco, per cui sì, riusciamo a fare sia le lezioni che le registrazioni, quindi abbiamo la copertura un po' su tutto. Sì, tra l'altro sul nostro sito abbiamo aperto una nuova sezione dedicata ai corsi, dove ci sono i corsi online, corsi registrati e ci saranno anche quelli in sede quando ritorneremo a farli. Quindi diciamo che dal menu trovate proprio la sezione corsi dove ci sono tutte queste scelte, tutte queste possibilità. E tra l'altro c'è anche il bellissimo corso sulla pasta scultura con i meravigliosi fiori di Donatella, che era da tanto tempo che la pregavo di farlo, quindi ci siamo riuscite. Sì, infatti devo dire che ne farò anche altri due, quindi presto vedrete altri fiori. Ho patinato, intanto che parliamo, vedi, si può patinare anche con un colore acrilico che è il grigio che mi è avanzato, ma che siccome qua c'è tutta un prodotto oleoso non si attacca bene, meglio perché così dopo a forza di pulire. Anche lì se ne andrà un po' e mi farà un effetto ancora invecchiato. Ecco, cioè potete proprio divertirvi su queste basi e lavorare e creare i vostri effetti particolari. Ecco, vedete, basta cambiare la salvietta, questa è un po' più bagnata e via. Anche l'acrilico, vedete, un pochino si toglie. Perché? Perché c'è sotto la vintage paste che non fa attaccare poco, cioè io adesso vado col dito con il grigio, ma vedete che mi viene un effetto completamente shabby, che a me piace, per esempio, io amo questo genere, quindi vi vado magari a sporcare ancora un pochino i bordi. Scusate, il dito è preziosissimo perché vi aiuta la sensibilità, poi voi usate i pennelli, per carità, però ecco, se esagero con l'acrilico non mi devo preoccupare perché basta toglierlo, lo si toglie con la salvietta perché sotto ho messo la vintage paste che ha fatto questo alone di oleoso che non fa attaccare bene le cose, però va bene per chi ama gli effetti shabby. Ovviamente deve piacere l'effetto shabby, ecco, per capirci. Ecco, e quindi devo dire che sono stata un po' nei termini, ce l'ho fatta quasi in un'ora un po' abbondante, però ecco, un percorso velocissimo sull'utilizzo delle patine. Poi comunque, se volete, voi potete sempre scrivere o a Valentina oppure anche a me, scrivete sotto il video che c'è anche sul mio profilo, dopo io vi rispondo, non vi preoccupate. Se domani vi vengono delle altre idee, scrivetemi pure. Vedo che la doratura sta piacendo come possibile prossima live, la stanno richiedendo sia quella che il craquelè, quindi ci Vabbè, dai, mi organizzeremo. proviamo. Dona, io passerei all'estrazione, cosa dici? Sì, che io sono curiosa, a me piacciono le estrazioni, Bene, certo. dai, allora.
Proviamo, facciamo partire, vediamo chi vince questo buono questa sera. Siamo pronti? Qua ci vuole la musichetta, eh. Esatto. Ce l'abbiamo una musichetta, forse ce l'abbiamo una musichetta da mettere sto fondo. Eccola! Stasera abbiamo anche la musica. Oh, vediamo chi vince stasera. Valeria Albanesi, hai vinto il nostro buono da utilizzare Che sul bello. sito, poi verrai contattata Dimmi. direttamente da noi che ti diamo tutte le istruzioni. Benissimo. Complimenti! Sono molto molto contenta. Quindi ragazze, la prossima volta, ecco, ricordatevi anche le condivisioni, perché no, gli hashtag, perché insomma è bello anche ricevere un omaggio. Io mi sto finendo il lavoro, non vi preoccupate, è tutto sotto controllo. Però vabbè, intanto che ho Benissimo. le mani, procedo. Mi fermo, dai. Niente, allora la prossima volta adesso decidiamo se mettere il craquelé o la doratura, però state tranquille che entrambe verranno fatte. Quindi se prima partiamo col craquelé, dopo andremo a finire con la doratura di sicuro. Perfetto, se avete altre richieste che vi vengono in mente anche nei prossimi giorni, voi contattateci che vedremo di fare tutto, Va bene. ecco. Grazie a tutte ragazze, grazie che siete stati Grazie. con noi fino a quest'ora e ci vediamo alla prossima live. Sì. Ciao a tutte, grazie. Ciao, ciao. Ciao.